Allora, sono passate circa 2 ore dal momento in cui abbiamo finito l'impasto. L'impasto è stato messo a riposare e ha fatto la sua bella puntata. Sì. A fine puntata, dopo 2 ore, abbiamo fatto lo staglio. Sì. E con lo staglio che cosa abbiamo fatto? Dei panieri da? Da 250 grammi, l'abbiamo messa a riposare giusto 2 ore. E abbiamo formato dei panetti. Eccoli qua, bellissimo. Di 250 grammi ognuno. Sono usciti quasi 10, quindi una... Quindi con un litro di acqua e con un chilo e mezzo di farina. Poi il sale, così riusciamo ad ottenere una tavola di pasta. Senti, io non so, che tipo di staglio fai tu? Quello cosiddetto a mozzarella, quello che passa attraverso... Esatto, come spiegavamo prima... Puoi farci vedere con uno di questi, come più o meno come l'hai fatto, così abbiamo un esempio... La ricetta che noi abbiamo dato prima, a casa riescono ad ottenere una tavola di pasta. Allora, facciamo che questa è... Noi prendiamo dalla nostra palla di pasta riposata un pezzo di pizza, la andiamo a tagliare, sì, e la prendiamo così, sì, ok? Prendiamo il pezzo di pasta, lo prendiamo e con le dita spingiamo all'interno, sì, tutta la pasta. Andiamo a formare una palla. Adesso giustamente, essendo il panetto, già abbiamo il peso, ma noi comunque la dobbiamo staccare. Con la mozzatura praticamente. Con la mozzatura la stacchiamo. Scusate delle mani sporche, ma... Vai, non ti preoccupare, quello è il lavoro, non è la cosa. No, vabbè, adesso sto... comunque possono vedere. Dici, come mai? Okay. Stavo vicino. Non è la normalità questa, stavi al forno a fare un'altra cosa. Dopo fatto la mozzatura e cercato di imprimere tutta la pasta dentro, sì, la andiamo a girare con il palmo della mano, spingendo, facendo pressione sul panetto. In modo da sgonfiarlo completamente. Non questo... da sgonfiarlo, ma ancora rotolarlo dentro di sé per dare ancora un'elasticità, ancora una forza per la lievitazione. Più la rotoliamo e più se ne scende lentamente. Però facendo pressione dobbiamo stare attenti, non schiacciarlo, ma a rotolarlo con lungo pressione. I bordi, lungo i lati, va bene. Esatto. Sì. Da creare un vortice sotto. Ecco. Quello che è bello chiuso all'interno. Poi si vede la differenza, questi qua sono stati già stagliati una mezz'oretta fa. Dopo fatto in qualsiasi contenitore in cui li poggiate, l'importante è sempre tenerli ricoperti, che la pasta comunque si indurisce. Come diciamo noi a Napoli, la pasta spruzzata. La pasta spruzzata, e dopo comunque bisogna avere un panno umido, metterlo sopra. Invece tenendolo sempre al coperto, in un posto né umido e né caldo, quindi a temperatura ambiente. In questi casi giustamente ci troviamo a maggio, e un posto più fresco sarebbe desiderato, quindi non per fuori balconi, non in cucina, quindi un posto ben fresco e ventilato, in cui la temperatura sarebbe sempre costante. Benissimo, quindi tu a questi poi gli fai fare una decina d'ore più o meno di lievitazione? Sì, una decina d'ore, 10, perché già sono stati 2 ore a riposare sulla banca per essere stagliati, e adesso poi aspetteremo domani per la cottura. Per sì, fare delle pizze. Va bene, grazie Armando. Grazie a voi.